Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi parliamo dei collegamenti serbatoi-benzina-carburatori. Come vedete, nel serbatoio ausiliario di sinistra abbiamo, come quello di destra, chiaramente il rubinetto col collegamento che arriva direttamente alla pompa Mikuni. La pompa Mikuni lavora su 35 litri orari, pompa inarrestabile e indistruttibile. Va direttamente ai carburatori, mentre quello primario centrale, anch'esso con filtro supplementare, è a caduta, modificando la membrana. Il serbatoio, la benzina dal centrale arriva sempre a caduta e non a depressione. La pompa Mikuni lavora con la depressione del cilindro posteriore. Io ho applicato un rubinetto a intermedio per far sì di non farla funzionare quando i serbatoi dietro sono vuoti. La moto ha un'autonomia di 700 km, 650 per uso gravoso. Sono 11 litri e mezzo per parte i serbatoi posteriori più quello centrale originale. I collegamenti sono con tutti dei tubicini ben fatti. Non ho mai avuto problemi. Oltre alla pompa meccanica Mikuni c'è la pompa, quella elettrica Mitsubishi di scorta, ma col serbatoio centrale che è sempre con la benzina a caduta, la moto sarà sempre inarrestabile. Per oggi è tutto, un abbraccio a tutti e a risentirci, ciao!